per il teatro, per la bellezza in generale, quindi grazie di ospitarci qui. Ma soprattutto ci sono i condizionatori, il che è fantastico poter fare i saggi a giugno in questo teatro. Ed è oggi la prima serata delle 4 giorni in cui Coffee Brecht, scuola di improvvisazione teatrale, unica a Napoli, inizia appunto i propri saggi. E chi si esibisce stasera? Cominciamo con il primo anno, anzi i primi anni, perché ne abbiamo ben due. Quindi non scappate, esatto, che cosa succederà? Ci saranno i primi ragazzi, ragazzi che fanno il corso il lunedì, lo spettacolo dura 40-45 minuti e subito dopo a seguire ci saranno gli altri ragazzi che fanno il saggio il mercoledì, quindi voi non scappate perché noi non scappiamo. Senza respiro, finisce l'altro, cominciamo. Chiudiamo a chiave, ma se volete provare anche voi l'improvvisazione, è arrivato il momento. È proprio arrivato il momento, infatti questo non è un saluto estivo, ci rivediamo poi a settembre, no, avremo una collezione di appuntamenti per tutta l'estate. Il primo a Via Nilo numero 20, il 26 giugno c'è una lezione di prova gratuita, questa informazione ve la daremo anche alla fine così che voi lo potete scrivere, quindi basta prenotare alla simpatica ragazza in cassa fuori o lasciare i vostri contatti, venite a provare, perché se ce la fanno loro questa sera è perché ci hanno provato una volta e ci dovete provare pure voi e si sono divertiti perché ci hanno provato. Se non ci provi bisogna menarsi, giusto? Sì, bisogna proprio spingersi e divertirsi con l'improvvisazione e poi hanno bisogno del vostro calore. Quindi gli facciamo un altro applauso? Bene, io vi lascio. Ti congedo, ci vediamo dopo. Grazie. Ciao. E allora iniziamo! Sono carico. Non vedo l'ora di salire su questo palco. Ogni lunedì, ogni maledetto lunedì, nonostante la giornata di lavoro, alle 20:05, 20:10, sono in sala, sono i ragazzi del lunedì! Facciamo dei viaggi, ce ne andiamo in giro per il mondo, abbiamo infatti fatto un sacco di fotografie e cartoline in giro per il mondo e ve ne vogliamo far vedere qualcuna. Per esempio, ce la dite una città? Copenaghen. Togliete Dario da qua. Bene, Copenaghen, vi facciamo vedere Copenaghen come piace a noi. Cartolina. Bene, sta per succedere un incidente, noi abbiamo fatto la foto poco prima dell'incidente. Qui abbiamo chiaramente Odino e qui la sirenetta doppia, voi non lo sapevate ma aveva una gemella, mentre qui abbiamo una barcaiola controcorrente e qui l'incidente sta per avvenire. Se fosse stato fotografata 10 minuti dopo, che cosa sarebbe successo? Attenzione alle sorelle. Ecco, come affrontano gli incidenti a Copenaghen non lo sapremo mai, perché ce ne andiamo in un'altra città con loro. Un'altra città, non mi risponde Dario. Frosinone. Frosinone, dove noi siamo stati ultimamente. Frosinone. Ecco, le sirene poi si sono trasferite perché hanno avuto la cittadinanza. Ecco. L'unica non italiana è appunto Sandrine, che di Frosinone è chiara questa figura, tutti a Frosinone fanno questa cosa. Bene, non chiedo neanche perché è bella così, ce ne andiamo però da un'altra parte. Benevento. Benevento. Noi siamo andati più lontano, eh! Però va bene anche Benevento! Qui, Benevento! Ah, ecco! Abbiamo le streghe di Benevento! Il vento. Il Benevento. Il bene del vento. Ah, c'è. Adesso siamo tutti curiosi. C'è un altro Benevento, però non ricordo più. L'arco di Benevento senza nome. Un applauso.
giro per i musei, ci piace vedere diverse sezioni e infatti ultimamente siamo stati proprio alla sezione del museo archeologico, al museo archeologico di Napoli. Che cosa siamo andati a vedere? Gli egiziani farnesi. Egiziani farnesi al Museo Nazionale di Napoli. Il farnese, immagino sia interpretato. Poi ci siamo spostati, siamo saliti di un piano e siamo andati. No, nessuno è mai andato al museo qua. Dove siamo andati? Un'altra sezione. A Pompei, la sezione di Pompei, che tutti sanno che c'è il gabinetto al Museo Nazionale. Quindi il gabinetto a luci rosse di Pompei. Luci rosse quelle che ha messo lì. Ecco. Bene, l'ultima sezione, usciamo dal Museo Nazionale, andiamo al Madre, il Museo d'Arte Contemporanea. Vediamo un'opera del Madre, inventata, non vi preoccupate, non le so neanche io. Palette. Ripeti. Rebecca Orr. E Cape Mort di Rebecca Orr al Madre, arte contemporanea. Siamo Cape di Mort. Bene. Sei una capa di morto o sei un visitatore? Sono un visitatore perplesso. No, senza dubbio, un applauso! Città e a viaggiare, a noi piace anche andare al cinema e infatti vediamo delle locandine di film. Un titolo di un film famoso? Titanic, ecco la locandina del Titanic. Però questa è la versione tipo Memento, quindi al contrario, e quindi è lui davanti. Cambia un poco e diventa un altro titolo famoso. 2001 di Odissea nello spazio. Cambia un poco, diventa 2001. Sott'acqua. Cambia un poco e diventa Matrix. Ho sentito solo Matrix. Attack. Se mi le sciro in Matrix. Ma in realtà a noi ci chiamano anche io, questo piccino che sta piangendo. Oh. Allora, noi ci chiamano anche per i film che ancora devono uscire. Ci fanno vedere proprio i trailer, perché abbiamo appunto la giuria che deve decidere. E infatti quello che vi faremo vedere è il trailer cinematografico di un film che ancora non è uscito. Quindi un titolo inventato per questo trailer. Sempre da voi. Salmoni d'Occidente. Bene, Salmoni d'Occidente è il titolo, ma il genere cinematografico di Salmoni è un'azione avventura. Salmoni d'Occidente. E allora, signori e signori, il trailer di Salmoni d'Occidente. Dai protagonisti di Le trote risalgono il fiume. Ma qualcuna rimane indietro. Aspettatemi! E le altre la soccorrono. Di qua. Aiuto! Un film con protagonista un gruppo di pesci psicopatici. Io voglio uscire dall'acqua! Più psicopatici! Tu sei pazzo! È un pescatore assassino! Oh no.
Insieme gridate impro, va bene? No, ma vi svegliate? Va bene? Sì! E allora 3, 2, 1, impro! Senti, da una scala 1 a 10 tu non mi piaci proprio. Ma quanto mi dai? Zero. Mi hai detto? Zero. Zero? Zero. Zero. Una delusione, una grande delusione. Potremmo... Non lo trovo, non lo so dove sta. Allora, mi hanno detto, dimmi, ce l'hai la cartina, prendila. Sì, siamo a Milano. La prendo. Avanti. Allora, là, lo vedi? È il Duomo. Sta. Sì, sì, sì. Vedi una scala che sale. Una scala che sale. Dove no, sta? Cercando. Ah, tu stai cercando la scala di Milano. Ma stanno tante scale. Mamma c'è una. Ancora. Siamo pronti a salire? Chi va? Tu. No. Io sono pesantissimo, guardami. Allora tu. Sì, saliamo. Vai. Io guardo se non cadi. C'è la scala millesimale, la scala centesimale, la scala... Scalinate scalonga. Sei così romantico quando mi canti queste canzoni. Strettulella, strettulella. Però ste scale non finiscono mai. Scalinatella. Ti ho detto che sta... Eppure un giorno la scala del successo la salirò. Ti ho detto sì, che sta tutta una da parte. Ci dobbiamo incamminare.
Ma no, possiamo prendere una scala qualunque e facciamo il nostro debutto. Vuoi poi prendere una scala a Milano? Vabbè, andiamo a cercare una scala a Milano, va bene? Sì, la salirò, adesso la salgo. Di nuovo è passato un mese ancora che è arrivata lei, infatti io amo lei. Facciamo questa cosa. No, io sono contraria. Vogliamo fare una cosa a scala? Sì. No, numeri pari, almeno in 4. Scale di Napoli, sono proprio belle belle, scale che salgono, scale che scendono. A me non mi piacciono proprio in realtà. No, ma tutti dove sono? Te le ricordi? Le regole della scala 40? Allora, dai. Sai giocare solo a ramino. Però tu sto facendo una surata. Benvenuti in Nipiri! Oh, come sono bello, sono bello, sono bello!
livistrichisi, i livistrichisi. I chimiditivi. De pezze per be. Gruovozzo. Be pezze. Scotto, scotto, scotto. Minci, minci, minci. Scotto, scotto, come un uomo ottondoto. Oh, nuovo nuovo dello sociolo, ma come un uomo rotomolo. Nere svedese. Faccio da la... Minci, minci. Non sono un uomo tonto, ma non sono uno scopo. Nere svedese, sono se scelene. Rimimmi. Lo nostro rototonso, non lo so solo. Un so croto, però no, ho so boro. Ho copoto. Ho copoto tutto. No, no. Signorini svedesi, che mi dite? Che mi dite? Non sono da una volta con lo pozzo molto toglioso. Grosso, grosso. Ma quei dipirti degli svizzi, siti. Si chilmi. Toronto. Tirinti? Terente, terente. Toronto! Mi sentiti? Turuntu! 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 Toronto! Lo conosco! Mi! Turuntu. E ti? E ti? Ne! Sì, 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 sì! Me nenne! Le nenne! No, le nenne me! No, Toronto, sono monocronto con moglie! Soprattutto è bene! Soprattutto quello che è bene! Bibi, bibi, chi sivi? I figli che chi si dimingivi? Sfiglitilli! Spighitti culi vunchi, vinghili! Ti pici? I chizzi? Cecezze! Cucuzzo? Cucuzzo! L'arancione, ce l'ho! Privini, privini! E l'ere! C'è espede a tette tre! Nici piblini! Toporo? Sigilissimi! Fette? Tutto foto un po' dopo! Icchi di chi? Vipertiti il silmini degli chi? I fimichiti? Corruzzo tondolo! I sittiminti e sermene c'è dentele lo posto al tono ma l'altro tonno l'ugolosso l'ugutto deve dimini indimi dupo scosota colombo sarò l'uomo mazzota tungu chi mi si chimi qui sui viti mungu sungu non so come to chiamo chi mi si chimi sono stufuno stufuno stufo e ti rossollo rossollo vissilli vissilli resselle i piscinini svidisi su i piscinini svidisi se ne deve meglio svudu 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 ma lo spacotto con lo faccio ti sivi di più nemici i vilicissimi i pasti, i pisti, tutto congiunto, tutto congiunto, fischissimi, coglie il mio stile.
Ogni volta che leggo gli atti che redigo mi prende un'emozione che non so spiegare. Ed è un qualcosa di impressionante. La voglio sempre rileggere, rifare. Mi prenda la 743. Volevo dirle che anche per me è un'emozione portarle gli altri. Sì, sì, vada. Lei dovrebbe essere però più celere. Prego. Perché sa, la mole di lavoro in questo studio è abbastanza impressionante. C'è il solito avvocato Saporoni, il nostro eterno avversario. Il nostro eterno avversario. Io vorrei sapere chi va a lavorare lì. Chi è che fa qualcosa con lui? Nel frattempo mi prendi un caffè macchiato con latte decaffeinato con 3 cucchiaini meno 2 di stevia. Va bene, ma concentriamoci sul lavoro, si segga perché mi fa innervosire. Si segga, cerchi di stare calma. Va bene. L'avvocato Saporoni adesso sta patrocinando Jack Robson. Allora, io adesso le affido un compito importantissimo. Lei deve redigere 3 pagine contro la difesa del emeritissimo carabiniere che va, prego, contro l'avvocato Saporosi per giocando palline, prego. Inizio subito. Jack Robson, il più noto criminale di questa città, patrocinato dall'avvocato Saporoni. Ha capito, Jack Robson? Non ho capito se i carabinieri sono dalla nostra parte o contro di noi. Ovviamente contro di noi. Jack Robson è contro di noi, i carabinieri sono contro di noi. Le palline sono con noi. Le palline sono a terra ormai. Sono a terra, cadute. Pietrificate. Lei, quando ha accettato di lavorare in questo studio, sapeva a cosa sarebbe andato incontro. Lo sapeva! Non mi può avere una crisi di nervi proprio adesso! Quindi lei mi deve calmare con un cappuccino doppio... Un cappuccino doppio? Con 4... Cimitero, ci prendiamo il cimitero.
è morto. Sei una bestia. No, la prima parola è bestia. Basta, sei una bestia. Con queste premesse, la storia si annuncia eccitante. Dici bene, perché lui è colui che ha infangato il nome della nostra famiglia. Fratelli miei, lo sapete bene. È vero. È proprio così. Fottuto individuo. Giusto! Ho paura che stiamo esagerando, però. In fin dei conti non era tanto cattivo. In fin dei conti. Cerchi sempre di trovare una giustificazione. Voi sapete perché è morto. La prima volta che l'ho visto, ho pensato. Ma io so perché lui morirà. E mi sono detto, no. Morto, infine, lui è. No, si muove. Ho visto, bravo amore. Ho pensato, è morto invece. È un'illusione ottica. Ti prendiamolo. Prendiamolo. Quando uno si muove, secondo me, non è morto del tutto. Sei d'accordo su questo? Riflettendo, credo di sì. Ma rialzalo, rianimalo. Su, su. Respiralo. Sembra mezzo vivo, mezzo morto. Tienilo forte. Una scossettina elettrica. Vai! Zitti! Si muove! E allora siamo tutti all'ultima improvvisazione in questa storia. Vi chiediamo una parola a quel ragazzo con gli occhiali. Sì, proprio tu. Pensa una parola. Ok? E dall'altra parte, al ragazzo con la t-shirt, un aggettivo. Hai pensato all'aggettivo? L'hai pensato, bene. Ditemelo, tu alla parola e tu all'aggettivo che hai pensato. Bello. La Z bella, che è un oggetto. Va bene. Un'altra parola, un'altra parola. Che non sia una zebra. La zebra bella. La pistola. Ok, la bella pistola è il titolo di questa improvvisazione che a un certo punto io fermerò e gli attori verranno sostituiti in corsa mentre la storia andrà avanti cambiando genere cinematografico. Va bene? Tutto chiaro? La pistola bella è il titolo. 3, 2, 1, impro! Fammi sedere al mio, dai! Me la vuoi comprare? Mamma! Tesoro, mamma mia, che cosa vuoi pure? Ti devo dire una cosa. E le bamboline di rosa no. L'abbiamo presa. E il pony rosa l'abbiamo presa. Il pony vero l'abbiamo preso. Che vuoi oggi? Voglio... Mamma, papà non mi vuole sentire. E prenda, tesoro, questi figli che abbiamo fatto sono... Ma guarda... Come poteva mai essere questo? No, ti prego. Soprattutto quando lei. Non posso più vivere senza. Freeze, restate così. Tutti gli attori vengono sostituiti. Col touch. La storia va avanti come se fosse una horror. Stessa storia, stessi personaggi. Amore, amore, i nostri figli mi fanno paura. Tesoro, io stavo pensando la stessa cosa. Soprattutto questa. Dobbiamo questa. Non è figlia mia. Dici la verità. Con chi l'hai fatto? Con padre Gabriele, l'esorcista. Sì! È stato lui il tra gli attori vengono sostituiti tranne Elena e Sandrine
Sì, e va avanti come se fosse un film strappalacrime. Che ci hai fatto a queste due? È no. Veramente difficile accettare l'errore che abbiamo fatto. Ma l'errore l'hai fatto tu. Ma che educazione devi aver dato? L'errore a monte, procreare. Su questo sono d'accordo completamente. Pri, gli attori vengono sostituiti, tutti. C'è uno in più e adesso lo giustificheranno perché è diventato, non c'è più, quindi ok, un film estero, è diventato un film muto. Rosa, sei dentro? Pensavo che i cambiamenti climatici ci avrebbero portato a questo.